Una speranza che le permette di sopportare l'insopportabile, una donna che si protegge ma che dentro è distrutta. L'incontro con questa ragazza, la futura moglie del figlio, in qualche modo rimette in moto le cose. Così il premio Oscar Juliette Binoche racconta la madre dolorosa che interpreta nel film In concorso l'attesa. Ispirato a Pirandello e circondato da mistero, nella Sicilia di oggi Anna riceve la visita della fidanzata e futura sposa del figlio, ma il ragazzo non c'è. Tra le due, dopo un'iniziale diffidenza, nasce amicizia e complicità. La vicenda culmina nei riti della Settimana Santa, con una processione nel corso della quale verrà fuori la verità. Il ragazzo, il figlio, il futuro marito non arriverà perché non c'è più. Perché le fai questo? Juliette Binoche, 51 anni e non sentirli, protagonista di pellicole indimenticabili come film Blu, Chocolat e Il paziente inglese, si concede al giovane regista Piero Messina, per anni assistente di Sorrentino, e dai virtuosismi del film si vede. Non tutto convince nella pellicola, ma lei sullo schermo è immensa, per quanto imbruttita dalla parte. Ma per lei la bellezza a questo punto della sua carriera cos'è? È verità, non c'è bellezza più bella che essere vera, ci ha risposto con franchezza. Quando si vede la verità negli occhi di qualcuno, c'è tutto.